Ecco, a proposito di comunità, all'ingresso vi è stato consegnato un volantino che si chiama Manifesto dei Sindaci, è un manifesto appunto che parla di questi temi e che è stato sottoscritto da 6 sindaci dell'Alto Vicentino, ma vuole essere un documento aperto e che quindi in prospettiva diventi il manifesto delle comunità dell'Alto Vicentino. Per questo lo potete sottoscrivere già stasera se volete, compilando il modulino che è allegato, oppure potete anche proporne delle modifiche, degli emendamenti, delle correzioni visitando il sito internet che è sempre segnalato nel volantino. Tornando a noi, abbiamo parlato di territorio. La nostra è una regione che, come dire, per molti anni ha rappresentato un laboratorio nei decenni passati, era chiamata la locomotiva del nord-est e la provincia di Vicenza vantava di esportare quanto l'intera Grecia. Oggi evidentemente non è solo Treviso, si Treviso e Vicenza nella Grecia e Portogallo insieme. Oggi evidentemente non stiamo, lo viviamo tutti, non siamo più in quella condizione. La Grecia e Portogallo non se la passano bene, per cui magari ancora meno. In ogni caso, quel modello che era fondato sul piccolo e bello, su noi facciamo le cose da soli e le facciamo benissimo e abbiamo ovunque, sembra essersi inceppato, no? D'altra parte però abbiamo conosciuto un po' tutti in questi ultimi anni delle esperienze invece che provano a ripartire dal territorio, ma valorizzando il territorio, valorizzando le conoscenze locali, valorizzando le relazioni. Lei come vede questa contraddizione e anche come vede queste prospettive? Allora, è vero, cioè noi il collettivo, anche se io sono un noi che è multiplo, spiegavo che Petrini è di Bra, io ho vissuto a Bra, ho fatto le elementari a Bra. Ogni tanto incontro qualcuno, se sono di Cuneo, lei è del nord-est, io sono nato a Cuneo, ho trovato un paio di persone che mi fanno andare a Liguria, ho detto lei è del nord-est, io ho vissuto in Liguria, io ho vissuto dappertutto, cioè più o meno una situazione di nomadismo identitario che tutto sommato mi aiuta e mi ha permesso di trovarmi bene dovunque. Però il noi, inteso noi del nord-est, quando a suo tempo è nato un mito del nord-est, quando lo ha coniato soprattutto Giorgio Lago, aveva un senso che era esattamente questo, era un rovesciamento di paradigma. Noi avevamo vissuto da sempre in un'ottica di sviluppo lineare, appunto, nel quale la modernità era un passaggio dal piccolo al grande, sia dal punto di vista delle comunità umane, sia dal punto di vista delle organizzazioni produttive. Quindi era un passaggio dal paese alla metropoli e dalla piccola azienda alla grande impresa. La piccola azienda era l'impresa da piccola. Se è brava, cresce. Diventa grande. Il paese e la comunità locale è gerarchicamente arretrata, e anche in termini storici, arretrata rispetto alla metropoli. Quindi noi venivamo avendo un'immagine dello sviluppo che si riassumeva nel triangolo Torino, Genova, Milano. Grandi imprese e grandi e invece il nord-est, Veneto per primo, e queste province del centro-Veneto, Vicenza, Treviso, Padova, Verona, mostravano e dimostravano esattamente il contrario. Cioè che il piccolo non è una forma minore di società, di produzione, anzi, è una forma diversa. Destinato in tempi di globalizzazione crescente ad affermarsi maggiormente. Perché? Per le cose che noi conosciamo bene, insomma, perché è più flessibile, perché è più
adattabile, perché, grande invenzione, il territorio, la comunità, non è soltanto un elemento arretrato, ma è quello che oggi viene definito il know-how, è quel, è il retroterra, è l'insieme di conoscenze, di competenze che si riproducono. Qua vediamo una zona come lo Spledense, diciamo, c'è al di là del passo, c'è la Dani, sono comunità imprese, grandi imprese che si sono in qualche modo confuse, identificate con la comunità. Questo l'abbiamo coniato con molta fatica, perché rovesciare i paradigmi è un problema di tipo culturale. Prima sono partito facendo quel lungo discorso sulla scomparsa del territorio, con un fatto che, oltre che reale, noi stiamo distruggendo il territorio. Per niente, c'è uno spreco, cioè i capannoni diretti che vengono fatti perché ci sono attività produttive, cioè poi io ho le mie guerre personali, non mi direte che le rotonde vengono fatte in giro dappertutto semplicemente perché servono, cioè sono iperfettazioni, si autoriproducono, cioè. Sì, c'è un bidone, poi diventa grande, poi diventano cose enormi, ci mettono dentro gli alberi, le case, le panchine, cose di questo genere, tutto autoreferenziale. Noi in realtà abbiamo scoperto, cioè il problema del paradigma, cioè la scomparsa del territorio è anzitutto un problema mentale. Se noi immaginiamo che di fatto il territorio non conti nulla, che quello che conta è il mercato, che il mercato non è l'attività delle persone che producono, cambiano, vendono, ma è un moloch, un'entità metafisica al di sopra di noi. Beh, cioè noi di fatto siamo oggettivamente già sconfitti, cioè noi l'abbiamo rimosso il territorio, noi siamo quelli del GPS, siamo quelli per cui non esiste. Qua concentro New York, la stessa cosa, tanto ti guida il cellulare, non so come si chiama, un po' più il pamano, quello che è lo smartphone, va in giro e ti guida lui. Ecco, noi eravamo quelli che invece hanno mostrato che non era vero e che piccolo era bello, poteva essere bello, poteva essere bello, poteva essere più grande del grande. Guardate che al di là di tutto si spiegano così anche i modelli di rappresentanza politica, cioè voi non spiegate, non riuscireste a spiegare il fenomeno della Lega che è nato qui, peraltro io la prima cosa che ho scritto sulla Lega era l'83, era la Lega, e uno dei luoghi di forza, elezioni dell'83, qui, non Schio, ma intorno a Schio, verso Pieni, verso Bassano, cioè viene fuori esattamente dove ci sono queste comunità, e uno dice perché sono leghiste, non è che siano leghiste, è che utilizzano un linguaggio di rottura nei confronti del modello. Per cui, visto che parliamo, siamo anche in cucina, siamo di casa, è il linguaggio di coloro che non usano le posate al posto giusto, che non sanno, non sono abituati a stare a tavola con i borghesi o con gli aristocratici. Dicono le parolacce. Adesso le parolacce, adesso si vestono da maiale nelle feste delle regioni. Cioè, con tutto, cioè una cosa che mi ha fatto male, cioè con rispetto che ho per i maiali, vedere questa gente che circolava. Allora, precisiamo, il problema del Nord-Est oggi è che ha avuto successo, fin troppo. Addirittura i suoi partiti di riferimento sono diventati partiti di governo. Per questo in realtà in una certa misura abbiamo smesso di sentire le proteste. Cos'hai da protestare? Il governo da 10 anni, no? Questa è la mia reazione. Però il problema della piccola impresa come modello c'è ancora. E questo è coniugato in modo diverso. Intanto
La crisi c'è, la si sente, però tutto sommato gli indicatori relativi a questa economia dicono che, come dire, non hai lo stesso impatto che c'è altrove. E poi, guardate, rispondevo a un giornalista olandese due giorni fa, che era, come altri giornalisti stranieri, sapete di cosa sono sorpresi? Ma come, voi siete considerati in crisi come la Spagna? Meno della Spagna, sicuramente meno della Grecia, ma la cosa che mi colpisce di più è che, a differenza ad esempio di Spagna e in Grecia, non ci siano i moti di piazza, non ci siano le proteste sociali, soprattutto dove la crisi colpisce maggiormente le imprese. Io adesso bisogna aspettare l'autunno per vedere cosa succederà. Però dico, guardate che questo è un paese con molti ammortizzatori sociali, che non sono quelli costruiti e prodotti dallo Stato. I nostri ammortizzatori sociali sono la famiglia e le comunità locali. Qua abbiamo il 60% dei cosiddetti giovani che a 30 anni risiedono con i genitori. 60, ve lo sapete, perché date un bacio al figlio. Quello che ti guardi e dici, basarmi il fiore che a 30 anni è fallito. Però me l'ha detto Petrino, ditegli quello. Dite, questo è un bacio. Allora, cosa ci insegna quel modello? Cosa può dirci? Io qua ho un libretto che ha fatto una Chiara Spadaro, me l'ha portato stasera, quindi si chiama Piccolo e Meglio, dell'altra economia, e racconta esattamente 20 piccole grandi imprese italiane, storie di piccole imprese che stanno nell'agricoltura biologica, acqua, farina, quello che fanno i birrifici, la piccola distribuzione organizzata, la biodiversità, i negozi sostenibili. Noi siamo un modello anche per questo, se vogliamo. Queste sono imprese di tutta Italia. Però il nostro piccolo e bello, qual è il vero problema? Immaginare che fosse bello soltanto nel momento in cui dovevamo dimostrare che è più bello che essere grandi, mentre adesso è degradato. Cioè, piccolo è bello se tu lo radichi effettivamente nel tuo contesto territoriale. E piccolo non è necessariamente, cioè non solo non è necessariamente meno importante del grande e meno rilevante del grande, ma è tanto più rilevante se noi impariamo e apprendiamo quella lezione che noi stessi abbiamo dato ad altri modelli di sviluppo, che cioè un sistema produttivo, se è radicato nel territorio, funziona di più, se è radicato nella comunità ha più possibilità di reggere, che non hai possibilità di muoverti nel globale se non hai una storia, se non hai un'identità, se non hai un rapporto col tuo mondo. Però questo dovremmo ricordarcelo, soprattutto perché questi 30 anni di piccolo e bello ha reso brutto il nostro territorio. È stato fatto senza tener conto, troppo spesso, da dove viene la bellezza del nostro piccolo. Cioè, io ci vado ogni tanto qui attorno, nelle colline, no? Per varie ragioni, ogni volta in casa mia moglie, e quindi mi sento di sempre la stessa cosa. Guarda che roba, vedi dall'alto, sembra un presepe, cioè, e non è una bella visione, di notte sì, di giorno no, non è bello non respirare, avere un'aria inquinata in cui ci siamo costruiti, no? Non è bello circolare per chilometri e chilometri e vedere e scoprire che non hai più il verde, che non hai più il territorio, che c'è di piccoli pezzi verdi ci mettono le basi americane, tanto per essere chiaro, certo. Tra l'altro, incidentalmente, visto che io sono un NIMBY, rigorosamente NIMBY, cioè vicino a casa mia, cioè manco 4 km di là, no, proprio vicino a casa mia. Cioè, noi possiamo di nuovo affermare questo modello, però ricordandoci che ce ne siamo dimenticati e che nel momento in cui l'abbiamo affermato, abbiamo anche troppo spesso contraddetto le ragioni che lo avevano reso vincente. Abbiamo fatto il piccolo e bello in mezzo a un territorio che via via si è imbruttito, ma piccolo non può essere bello se attorno non è bello.
E tu non puoi costruire comunità se attorno è brutto. Se tu attorno non hai spazi, sei solo strada. Tu non puoi costruire comunità se non hai luoghi in cui incontrare. E se il territorio che intorno a te è ostile e non ti permette di parlare ai tuoi bambini, vabbè, dici, fini 30 anni, tu anche andare in macchina, quindi vabbè, ma di giocare e quei pochi spazi belli che hai, di fatto li guardi e pensi, ma una bella cosa sia una cosa del genere. Cioè, piccolo e bello e può essere anche meglio, però dobbiamo ricordarci di cosa significa. Piccolo e bello se ha un rapporto con me, piccolo e bello se sta dentro il territorio. E allora piccolo è anche grande, altrimenti non ha un'immagine, è informe. Piccolo è informe e se piccolo è informe non c'è.